Quando eravamo piccole, mio fratello John era uno di quei bambini che non si arrabbiano mai. Per nessun motivo, in nessuna situazione, neanche se li facevi male. Finché qualcuno non provava a farne a me. Aiutami, cazzo! Ma che cazzo vuoi da qua? Che c'è scritto? Che lui è della merda! Facciali, dille qualcosa! Facciali! Scusa, che cazzo! Ti fermi! Fermati! Porca puttana! Oh, te la sfondo sta macchina! Ti fermi, cazzo! Ti fermi! Ti fermi, porca puttana! Buongiorno. Sbrigati. Dopo andiamo a fare una passeggiata. Ti ricordi di Boris? Il pescetto quello della serie. Bucio de culo. No, il nostro pesce rosso. Chi se lo dimentica? Il pesce sfigato. Quanto era durato? Da Natale a Santo Stefano, ma letteralmente. Poveraccio. Ti sei mai sentito responsabile della sua morte? Mamma ci aveva detto di cambiare l'acqua, di non dargli troppo cibo. Era nostro. Dovevamo prenderci cura di lui. Eravamo dei ragazzini, dai. Un problema della nostra famiglia. Non ci prendiamo mai cura di noi. Scegliamo di non farlo. Non l'abbiamo fatto noi da bambini con il pesce. Non l'ha fatto mamma. Quando ha preferito ammazzarsi in quella cazzo di macchina invece di prendersi cura di noi. Non l'ha fatto quella nullità di nostro padre. Quando le siamo andate. Forse solo tu. Sì. Mi sempre protetto. Io non c'ero per te. Non mi sono presa cura di te. Ma adesso voglio farlo. Voglio prendermi cura di te. Che cazzo stai dicendo? Perché sempre all'ultimo minuto? Cosa? Perché ora? Perché cazzo lo stai facendo adesso? Continui a venirmi a cercare, a portarmi via dalle mie situazioni. Poi che fai? Mi fai una doccia e dei vestiti puliti per cosa? Il problema è che alla fine tu mi ributti dove mi hai trovato. Ma lo sai perché te lo lascio fare?
No, ascoltami, lo sai perché? Perché so che in fondo a te non te ne frega un cazzo. E quindi io tornerò a fare quello che facevo prima. Quindi facciamo così, facciamo che questa è l'ultima volta. E che poi te ne ritorni alla tua vita. E io torno a scegliere come finire la mia. Tu adesso mi ascolti e chiudi quella cazzo di bocca! Ti devi fare curare, Jonah! Devi farti pulire da questa cazzo di merda e lo sai bene anche tu! Cazzo! Due mesi dopo, Jonah si è tolto la vita, ripiombato nel suo giro di droghe. Da quando la mamma ci ha lasciato, le cose sono cambiate per tutti, tranne che per me. Aveva ragione lui. Ho scelto di non prendermi cura del mio pesce rosso.